rinnovo e qualche giorno di pausa al Teatro della Pergola in attesa dell'11 gennaio, quando debutterà il brillantissimo Cena a sorpresa di Neil Simon. Rivediamo allora qualche scorcio degli ultimi spettacoli. Il Principe della Gioventù, con la musica di Rizzo Ortolani, La Tempesta di William Shakespeare, con Umberto Orsini e I Casi Sono Due, lo spettacolo di Capodanno con Carlo Giuffrè. È uno spettacolo, credo, stupendo, perché le coreografie e la regia veramente ha valorizzato le musiche, e penso che stasera possa essere, io spero tanto, un successo, non lo so, non voglio dire grande successo, però ha tutta la sua spettacolarità, la sua bellezza. E il regista, che è talmente bravo, Giuliano Peparini, che io trovo che è un talento straordinario, di grande sensibilità, e che ha valorizzato e sta valorizzando le mie musiche, che, cioè, non so se vanno bene, vanno male, però speriamo che vada tutto bene. Convinci il tuo cuore pietoso che nessuno ha sofferto il tremendo spettacolo del naufragio che ha svegliato in te la pura essenza della compassione. Io l'ho fatto accadere con l'esperienza e la candela della mia arte. Questo è un allestimento molto particolare, come ho sottolineato più volte, molto sperimentato, perché è già il secondo anno che lo facciamo, ed è una specie di labirinto mentale. Tutto si svolge in una stanza, non c'è la tempesta iniziale, questo primo atto inutile in qualche modo nella nostra visione, perché è una specie di incubo di Miranda che si sveglia e chiede al padre di fermare questa tempesta. Ma io non faccio un mago Merlino con la bacchetta magica in mano, sono in realtà un attore che con l'illusione di cui è capace un attore riesce a manovrare i personaggi in scena senza essere visto. Ah sì, ho lasciato il sito del testamento. Sulla mia lapide devono scrivere: ve l'avevo detto che non mi sentivo tanto bene. Io spesso sento degli attori che dicono: facciamo una commedia che poi è molto vicina alla realtà. Invece dalla realtà bisogna fuggire, perché il teatro è utopia, il teatro è paradosso, è fantasia, è gioco. Questa commedia è la terza edizione che metto in scena. La prima la feci nell'81, dove c'era mio fratello Aldo, e poi la seconda volta con Mario Scarpetta, e questa è la terza volta, e ogni volta la cambio. Ieri è venuta la figlia di Curcio, dell'autore, e mi ha detto: non è più la commedia di mio padre. Mi ha detto molto sinceramente, ma è molto più bella. E questa è la grande commedia, appunto, dell'arte, dove si raccontavano delle cose che sembravano semplici, che sembravano facili, ma si raccontava il dramma della miseria, della fame, del freddo. E poi ogni tanto tutta questa situazione drammatica veniva interrotta dal famoso Lazzo, la lezione del Lazzo, che cercava un pochino di alleggerire il dramma, ma le cose erano drammatiche. Quando si dice quella è una farsa, sembra una cosa minore, ma questo teatro è molto più importante delle cose che poi non ci appartengono. Sabato 8 gennaio al Teatro della Pergola uno dei grandi cantautori della musica italiana, Gino Paoli. E da martedì 11 il brillantissimo Cena a sorpresa di Neil Simon. Giuseppe Pambieri, Lia Tanzi, Giancarlo Zanetti per una settimana di grandi risate. Buon anno dal Teatro della Pergola!